Pasquale Potestio nasce in Calabria, si trasferisce prestissimo a Roma. Si laurea nel 1970 in architettura presso l'Università La Sapienza. Negli anni universitari frequenta la scuola d'arte del Comune di Roma con la guida del maestro Serra, dove perfeziona l'uso del colore. I grandi maestri del passato sono stimolo e sollecitazione, Michelangelo soprattutto, ma anche Caravaggio, Rembrandt, Delacroix, Cézanne e Guttuso. I temi ricorrenti delle sue opere sono il ritratto, il mito, il paesaggio e ultimo, ma fortemente pregnante, Roma, che viene rappresentata con rispetto e trepidazione in molti dei suoi aspetti classici e paesaggistici. Le opere di Pasquale Potestio si soffermano su paesaggi silenziosi, scenari surreali, composizioni fantastiche. Potestio lavora con mano leggera, tramite sfumature che trasformano gli elementi della vegetazione in macchie elusive, riportando la percezione dei mutamenti cromatici propri dei cicli della natura e veicolando più una sensazione che la precisione del dettaglio. E tuttavia l'artista non perde mai il contatto con il soggetto reale, che rimane integro nei suoi tratti distintivi. Questi lavori invitano una silenziosa contemplazione, a indagare i particolari della realtà per interiorizzarli, cogliendone l'essenza più intima in un contesto ideale di abbandono, lontano dal ritmo concitato del nostro vivere quotidiano. Il colore, steso con tratto leggero e arioso, definisce il rapporto tra gli spazi e i volumi, domina e avvolge la composizione, scaldato talvolta da tonalità dense e vibranti, ma sempre sobrie, e inserito nel dialogo solenne che si instaura tra l'uomo e la natura. Quella di Potestio è un modo di fare pittura colta e complessa, ma assai immediata dal punto di vista del messaggio che intende comunicare. L'artista negli anni partecipa a mostre e concorsi, riscuotendo notevoli consensi di critica e pubblico, ricevendo importanti premi e riconoscimenti. Sue opere sono state più volte pubblicate in cataloghi d'arte, riviste e annuari specializzati.